Nuovo importante appuntamento del progetto Educazione alla Legalità, coordinato dal giudice Sante Massimo La Monaca, che ha fatto nuovamente tappa all'aula polifunzionale del comune di Castel San Lorenzo, dove l'iniziativa si è rivolta, come sempre, agli studenti delle scuole medie del territorio. Ospite d'eccezione dell'appuntamento che si è tenuto di recente a Castel San Lorenzo, Don Aniello Manganiello, che ha voluto lanciare agli studenti presenti un preciso messaggio. Beh, ancora una volta, perché a San Lorenzo ci sono già stato, a Castel San Lorenzo, proprio invitato dalla scuola, perché una insegnante, la Lorena Cembalo, mise in scena alcuni episodi del mio primo libro, Gesù è più forte della camorra. E devo confessare che fu una cosa bellissima, simpaticissima, e i ragazzi recitarono veramente bene. E ritrovarmi qui ancora a Castel San Lorenzo, intanto, questi incontri di cui... che ne faccio numerosi, e mi trovo sempre molto contento e disponibile a dialogare e parlare di certi temi, della legalità, della giustizia, della cittadinanza attiva, della responsabilità alle nuove generazioni, ai ragazzi. Diventa anche per me un grosso contributo per il miglioramento del nostro paese. C'è un grande sfilacciamento, c'è un grande egocentrismo, individualismo nel nostro paese. Allora, ecco, dire ai ragazzi che per cambiare le cose bisogna fare corpo, bisogna fare comunità, bisogna fare famiglia, bisogna fare incontro, bisogna lavorare, bisogna collaborare, bisogna accogliere, perché così in tanti si può cambiare la realtà. Ecco, questo è uno, è il primo aspetto che voglio sottolineare. Certo, l'altro poi importante è che ciascuno faccia la sua parte, rispetto delle regole, rispetto dell'ambiente, rispetto delle persone, rispetto anche di se stessi. È il primo passaggio realizzare questo miglioramento, questo cambiamento nel nostro paese, perché ecco, la legalità è una risorsa. Ecco, che ciascuno rispetti gli altri, rispetti le regole, è fondamentale. Perché se tutti fanno questo, se loro, i ragazzi, capiscono che questo è importante, allora questo diventa una risorsa, diventa un bene, si sta meglio, si vive bene anche in un paese come Castel San Lorenzo, dove non c'è la giungla, dove ciascuno fa quello che vuole, ma ecco, il rispetto delle regole crea la comunità, crea accoglienza, crea sintonia, crea armonia, e di questo noi abbiamo bisogno. Assessore, ancora una volta ci si ritrova qui per il progetto sulla legalità con un ospite d'eccezione questa mattina. Sì, siamo alla conclusione del corso sulla legalità con un ospite d'eccezione. Stamattina siamo stati onorati dalla visita del Don Aniello Manganiello, quindi completiamo un percorso iniziato qualche tempo fa e sono molto molto contento perché per quest'anno, per la prima volta, questo corso è stato, diciamo, sostenuto da alcuni sostenitori di Castel San Lorenzo, per cui alle casse comunali non è costato un euro. Quindi, insomma, c'è anche partecipazione da parte della società a queste iniziative della scuola e del comune? Sì, quest'anno c'è stata una buona partecipazione da parte delle associazioni e degli imprenditori locali, di quelli che ci sono, sono sul nostro territorio, per cui, ripeto, siamo soddisfatti perché questo corso venga capito non solo da noi ma da tutta la comunità di Castel San Lorenzo.